Roberta Capua, vita privata. Chi è il marito Stefano Cassoli? Roberta Capua è uno dei volti più noti della RAI, e si è chiacchierato molto della sua assenza nei prossimi palinsesti della futura stagione televisiva. La Capua, però, è sempre piuttosto riservata sulla sua vita privata, e solo occasionalmente ha parlato di suo marito Stefano Cassoli. I due hanno una bellissima relazione e ci sono tante cose da sapere su di loro. Roberta Capua, chi è e cosa fa il marito? Stefano Cassoli. Roberta Capua è una conduttrice conosciutissima, che nel tempo ha gestito tante trasmissioni ed è stata anche un'ottima ospite di molti altri programmi. La Capua ha avuto molte relazioni finite sotto i riflettori, come quella con Massimiliano Rosolino. In seguito, Roberta ha avuto anche una relazione con Giorgio Restelli, direttore artistico di Mediaset, e la storia d'amore tra loro è culminata nel matrimonio. Alla fine, tra loro è tutto finito. Successivamente, nella vita di Roberta è entrato Stefano Cassoli, suo attuale marito. Nel 2011 i due sono convolati a nozze, dopo aver dato alla luce, qualche anno prima, il piccolo Leonardo. Stefano Cassoli svolge un lavoro lontano dal mondo dello spettacolo, e per questo motivo preferisce non stare di frequente sotto i riflettori. Cassoli è un imprenditore immobiliare bolognese che, appunto, ama il suo lavoro e la sua riservatezza. Stefano e Roberta vivono insieme al loro figlio a Bologna, che è anche la città d'origine di Cassoli. I due scelsero una cerimonia intima e privata, soltanto con le persone e le amicizie più strette, presso il Palazzo Accursio di Bologna. Proprio per via del carattere schivo di Stefano, lui non avrebbe mai voluto una cerimonia di fronte alle telecamere. Roberta Capua, le sue dichiarazioni sul matrimonio con Stefano Cassoli. Roberta Capua, nel corso di un'intervista al Corriere della Sera, ha parlato proprio del matrimonio con Stefano Cassoli e della relazione con lui. In particolare, Roberta ha sottolineato di sentirsi una persona fortunata e privilegiata, non solo per la storia d'amore che vive. Infatti, quando è rimasta incinta di Leonardo, ha deciso di dedicarsi soltanto alla gravidanza e a suo figlio, perché poteva permetterselo a differenza di quello che succede a tante altre mamme. Roberta Capua ha poi spiegato che quando è arrivato il momento di tornare in sella, cioè riprendere il suo ruolo in televisione, non è stato facile e ha cominciato da progetti piccoli, per poi ottenere grandi vetrine più rilevanti. Anche la stessa Capua ha confermato che il marito Stefano, che lei ama molto, contraccambiata, ha un carattere schivo e riservato. Per questo non vuole nemmeno che sue foto siano pubblicate sui social, quindi è molto difficile vedere immagini che lo ritraggono, a differenza di quanto avviene con altri mariti e mogli dei personaggi pubblici. Ad ogni modo, questi non è affatto un problema per la coppia. Voi che cosa ne pensate? Sapevate già con chi fosse sposata Roberta Capua, e vi piace questa coppia? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, e iscriviti al canale, per ricevere gli aggiornamenti.